Ovviamente la telefonata che lui ha ricevuto era oggettivamente la mia, perché comunque noi interagiamo giornalmente su tutte le dinamiche della società. E quando il presidente mi ha detto la situazione, io per l'ennesima volta gli ho dovuto dire quello che stavamo vivendo. Ma questo non è un attacco politico o altro. La Ternana Calcio ad oggi è un SPA, ma in realtà è un SPA che non ha nulla oltre che avere i giocatori. Il presidente e noi riteniamo importantissimo avere alcune tipologie di caratteristiche che arricchisca questa società, e tra cui il centro sportivo. Quello che volevamo fare è stata condivisa sia dal piano economico, è stata condivisa per tutta una serie di iniziative che mi aspettavo e ci aspettavamo essere molto più rapida. Questo non vuol dire che sicuramente ci sono dei percorsi legittimi che devono fare. Tanto è vero che noi non ce l'abbiamo assolutamente con l'amministrazione comunale, che anzi spesso c'è una collaborazione. A fronte di questa cosa, devo dire che ieri sera il sindaco a ora tarda mi ha chiamato rassicurandomi che saranno tempi estremamente brevi, perché comunque anche loro capiscono l'importanza di questo progetto. Il presidente, quando decide di fare una cosa, cerca sempre di farla di grande qualità, di grande qualità. Quindi nel momento in cui vogliamo fare zero speculazioni, noi ad oggi abbiamo sempre chiesto qualcosa che non è mai stato speculativo, dallo stadio, dalla clinica, dal centro sportivo. Non vogliamo fare queste cose a fronte di chissà quale tipologia di azione commerciale. Noi vogliamo far crescere la Ternana Calcio anche a livello di infrastrutture, perché non dimentichiamoci che il primo vero grande problema per cui noi siamo costretti a cercare di fare un centro sportivo è perché mancano, dopo tutti questi anni, a Terni manca ogni tipologia di impiantistica sportiva. Bisogna nelle leggi, in tutto quello, nella burocrazia, purtroppo, che è incredibile sotto questo punto di vista, ma bisogna cercare di snellire. Non è possibile che noi al 14 maggio, che abbiamo fatto la manifestazione di interessi, oggi è il 21 ottobre e ancora non abbiamo nulla di. Era stata una data che dava come limite massimo 30 giorni per sapere qualcosa. Quindi anche in questo noi siamo stati estremamente elastici. Abbiamo bisogno, però, ne abbiamo davvero bisogno. Sotto questo punto di vista ho comuni limitrofi che mi stenderebbero tappeti rossi sotto questo punto di vista. Ma io sono ternano, voglio creare questa cosa nella mia città. Però nemmeno è possibile che dal 14 maggio ad oggi mi si rimanda da una parte, da un'altra. Questo, secondo me, vi ripeto, non voglio costruire palazzi, non voglio costruire roba speculativa, voglio costruire qualcosa che ci costa investimenti, ci costa. Tant'è vero che l'offerta che noi abbiamo fatto per la terra è un'offerta che è al di sopra, assolutamente al di sopra, secondo noi, di un valore reale del momento. Ma perché appunto il Presidente, la prima cosa che ha detto: io non voglio creare problematiche di nessuna sorta per cercare di far snellire questo percorso, offriamo quello che magari è anche più del valore del valore attuale di quel comprensorio. Ecco, ma sotto questo punto di vista vi ripeto, ieri sera ho ricevuto in orario anche tardi la telefonata del sindaco che mi ha rassicurato che questo sarà assolutamente fatto. E voglio crederci, malgrado ho mille sirene nei posti limitrofi che cercano, anche perché è un rischio che mi prendo anch'io, perché magari il presidente mi verrà a dire: ma perché stai aspettando tutto questo tempo? Perché non vai da un'altra parte?
che Narni sta qua, San Gemini sta lì, insomma. E quindi io sono d'Ernano, voglio che questa cosa si possa fare nella mia città e quindi vorrei che poter realizzare questa cosa.